Sei un ragazzo speciale. Dovrei proprio stare con uno come te. Poi però si fanno trombare dagli altri. Vuoi attrarre a te la donna dei tuoi sogni? Allora evita come la peste questi 5 comportamenti dei quali ti parlerò oggi. E soprattutto non perderti l'ultimo, perché ti darò anche un consiglio da usare la prossima volta che incontrerai quella ragazza che tanto ti piace. Mi auguro davvero che tu non abbia fatto questa cosa in passato, perché allora scommetto che sei ancora vergine. A cosa mi riferisco? A quando parli con una ragazza e le dici: sai, io con le donne sono un po' sfortunato. Sai, a me le donne non mi guardano. Sai, io sto cercando una ragazza, ma nessuna mi vuole. Ma non capisci che queste frasi che cercano di impietosirla hanno l'effetto opposto? Quello di fargliela seccare come la sabbia del deserto. Già dimostrarsi bisognoso e disperato con le donne è un comportamento devastante. Ma in più, se glielo fai a dire, anche te ti vuoi proprio male, figlio mio. Ti scavi letteralmente la fossa da solo. Fega! Dimostri bisogno, dimostri che nessuna donna ti vuole. Dimostri che le tue abilità, sia sessuali che seduttive, sono pari a zero. Altro che uomo leader in grado di attrarre le donne. Ricordati che il ruolo della donna è quello di selezionare il maschio migliore, il maschio con le più grandi doti sessuali, sociali e di leadership. E comportandoti così, pensi di esserlo? La risposta la sappiamo già. Quando la donna vede questo comportamento che ti sto per dire in un uomo, perde subito interesse. Perché facendo così mostra un'insicurezza di fondo devastante. Scena tipica: gruppo di ragazze in un locale. Si avvicina un gruppo di ragazzi e tutti loro iniziano a mettere la coda del pavone, ad autocelebrarsi, a dire quanto siano bravi, belli e simpatici, a fare proprio quello che fa il pavone, a mettersi in mostra. E le donne guardano questi uomini come se fossero dei completi pirla. Perché l'uomo che ha bisogno di mostrarsi, che ha bisogno di far vedere il suo valore, è un uomo che dimostra insicurezza. Chiunque dica "io sono il re" non è un vero re. Per riprendere le parole di Tywin Lannister nel Trono di Spade, il re sa già di essere re e non ha bisogno di dirlo agli altri. Prova a pensarci: quando sai già di essere forte in qualcosa, non hai bisogno di dirlo agli altri. Io sono figo, io sono forte con le donne, io sono qui, io sono là. Se sei, non hai bisogno di dirlo. Punto. Hai già commesso questo errore in passato? Allora fammelo sapere qui sotto nei commenti. La tua esperienza può aiutare un sacco di persone. Quando conosci una ragazza, c'è una fase che è fondamentale, senza la quale lei non ti vedrà mai come potenziale partner. E mi riferisco alla fase dell'attrazione. Una fase, come ho detto, molto importante, che spesso viene completamente saltata da quegli uomini che adottano un comportamento ridicolo con le donne. Perché cosa fanno? Iniziano a fare i giullari, a farla ridere, a mettersi in ridicolo, a cercare in tutti i modi di attirare la sua attenzione, o facendo il pirla, o screditando qualche altro uomo nelle sue vicinanze. Questo perché credono che facendola ridere lei venga attratta da loro. Niente di più sbagliato. Perché, come ho detto prima, si salta la fase dell'attrazione, la parte in cui la donna inizia a sentire attrazione sessuale. Quindi, se la fai solo ridere, diventerai un giullare, una macchietta, un personaggio divertente col quale sì, lei starà benissimo e vorrà star spesso, ma non sarai mai un potenziale partner. Quindi non cercare di fare solo il pirla con lei e di farla solo divertire, perché ti svelo un segreto: non sei un comico di Zelig. Il tuo lavoro non è far ridere la gente, ma è star bene prima di tutto con te stesso e stare serenamente in contesti sociali senza dover far per forza il giullare. Se vuoi evitare altri comportamenti da clown con le donne, allora prendi il mio nuovo libro, Il Gentleman Seduttore. Trovi il link qui sotto. Con questo comportamento diventerai un altro degli sfigati che lei utilizzerà come bancomat emozionale. A quale comportamento mi riferisco? Ti do un piccolo ma piccolissimo indizio. Sì, hai ragione. Sì, è proprio come dici tu. Sono proprio d'accordo con quello che dici. Si vede che sei una ragazza profonda. Cioè, solo a sentirmi non ti viene, cioè non ti cadono le palle. Ma tu pensi davvero che dandole sempre ragione ed essendo così accondiscendente con una donna creerai in qualche modo attrazione in lei? Assolutamente no! Con questo comportamento, come ho detto in precedenza, diventerai il suo bancomat emozionale. Ti chiamerà quando avrà bisogno di farsi fare qualche complimento, quando vorrà farsi confermare che il ragazzo col quale si sente è uno stronzo. Mentre tu, tu sei un ragazzo fantastico. Dovrei proprio stare con un ragazzo come te. Poi però si fa trombare da quell'altro.
tu, come un coglione, lasciatelo dire, sarai sempre lì al suo servizio. Smettila di azzardinarti per cercare di piacerle. Tira fuori le palle! Sii te stesso e prendi posizione per Diana. Alle donne piace quando un uomo ha le idee chiare e non cambia mai idea solo per compiacerle. Sei in un locale, vedi arrivare la ragazza che tanto ti piace e così la blocchi in un angolo come Rocky con Ivan Drago e inizi a riempirla, no di pugni, ma di parole. E ti potrebbe passare di fronte Diletta Leotta nuda con le zizze di fuori mentre fa l'elicottero che tu non la degneresti di uno sguardo. E magari arrivano anche altre ragazze durante la serata a parlarti, ma tu non le consideri perché hai occhi solo per lei. E l'unico risultato che puoi ottenere è quello di annoiarla a morte. Perché nel momento in cui lei, che è donna, si accorge che tu hai occhi solo per lei e cerchi in tutti i modi di avere la sua attenzione, lei perde interesse. Per cui arriviamo al consiglio che ti avevo promesso all'inizio del video. Focalizzati su di lei solo per brevi parti della serata. E in quei momenti dalle tutta la tua attenzione e sii fantastico. Ma nel momento in cui siete nell'apice della vostra interazione, distaccati. Lasciale la voglia di saperne di più, di avere di più la tua attenzione. Fai in modo che sia lei a guadagnarsela. Ad esempio potresti dirle: mi sto divertendo molto con te, però adesso devo andare. Magari ci vedremo dopo, chissà. Oppure: sono stato bene a parlare con te, ma adesso è l'ora che io vada dai miei amici. Magari ci vediamo più tardi. Ricorda, fai in modo che sia lei a guadagnarsela. Ricapitolando, mostrarti disperato. Fare il pavone. Fare il giullare. Darle sempre ragione. Sì. Focalizzarti solo su di lei. Questi sono i 5 comportamenti da evitare ad ogni costo se vuoi conquistare la ragazza che ti piace. Evitali come la peste. Noi ci vediamo nel prossimo video.